Sagittario è un segno di fuoco. Simbolicamente corrisponde alla conquista. Anatomicamente corrisponde alle gambe. Stagionalmente corrisponde all'inizio dello sviluppo sotterraneo del seme. E per analogia alla tendenza a dilatare i confini del proprio spazio vitale. Le qualità del Sagittario sono la generosità, la bontà, il candore, l'ottimismo, la fiducia nei propri mezzi e il calore umano. I difetti sono l'invadenza, la loquacità eccessiva, la presunzione di sapere tutto, la tendenza a dare consigli non richiesti. Il temperamento del Sagittario è focoso e ingenuo. Le professioni sono tutte quelle che portano a contatti con l'estero o con i paesi lontani. Buone predisposizioni per l'insegnamento universitario e per le lingue straniere. Gli sport preferiti sono la motocicletta, la bicicletta e la caccia. Le gambe furono il primo, naturale mezzo di trasporto dell'uomo. Se con le braccia, corrispondenti ai gemelli, si toccano le cose circostanti, con le gambe si va lontano, si varcano i confini del mondo noto per raggiungere l'ignoto, le terre sconosciute ricche di sorprese. Il Sagittario ha dunque un temperamento da esploratore, una curiosità divorante per tutto ciò che è straniero e diverso. Se non gli è possibile fare lunghi viaggi, sfoga questa sua passione anche nel piccolo mondo quotidiano, magari abbonandosi a riviste geografiche o andando in cerca di cibi esotici nei supermercati. L'esploratore, che spesso affronta impreviste difficoltà, deve avere una grande fiducia nei propri mezzi, mista anche a una certa dose di ingenuità. Inoltre, si trasforma spesso in un missionario e da qui certe tendenze didascaliche del Sagittario, che pretende di dar consigli anche a chi ne sa più di lui. Se gli vivete accanto, imparate a tollerare sorridendo queste sue debolezze e sarete compensati da una bontà generosa e quasi unica. L'uomo Sagittario è estroverso e espansivo, spesso di mole imponente e di appetito vorace. In casa è turbolento ma poco autoritario, chiede spazio anziché ubbidienza. In amore è impetuoso e un po' volubile. La donna Sagittario è spesso di alta statura con belle gambe, sportiva e irrequieta. Si occupa della casa in modo intenso ma discontinuo. In amore è cacciatrice e le piace l'avventura. Il bambino Sagittario soffre se costretto a vivere tra quattro pareti. Ha bisogno di giochi all'aria aperta, ama le gite e già si appassiona ai viaggi. Per aiutarlo a crescere, partecipate ai suoi entusiasmi. Il Sagittario, con ascendente Sagittario, vede aumentare il proprio livello di fiduciosità nella vita. Gli altri due segni di fuoco, Ariete e Leone, determinano un bisogno forse eccessivo di bruciare energie. Dei tre segni di terra, Vergine e Capricorno hanno un'azione raffreddante sul Sagittario, mentre il Toro moltiplica le sue doti di bontà generosa. Dei tre segni d'acqua, Pesci e Cancro hanno un'influenza ammorbidente, mentre lo Scorpione è forse il più benefico perché limita l'ingenuità sagittariana. Tutti ottimi i segni d'aria, Bilancia, Acquario e Gemelli, perché suggeriscono un atteggiamento più equilibrato e coerente. Quali sono i partner ideali per il Sagittario? Senza dubbio i suoi due fratelli di fuoco, Leone e Ariete. Per il Sagittario bruciare energia, vivere in un mondo colmo di entusiasmi è indispensabile. Ariete e Leone, ciascuno a suo modo, soddisfano queste sue esigenze. Forse fra i due è preferibile l'Ariete,
Perché? Perché ha in comune con il Sagittario una certa dose di ingenuità, una certa dose di infantilismo che permette di accettare i fatti della vita sgranando gli occhi, oppure partendo alla conquista dell'impossibile con la certezza che sia possibile. Il Leone invece è un po' più complicato, un po' più ricco di problematiche formali, più attento all'impressione che solleva negli altri. Il Leone ha dei grossi problemi di immagine che per il Sagittario sono completamente ignoti. E quindi di fronte a queste esigenze leonine il Sagittario a volte si blocca, non capisce perché il partner abbia bisogno di certe cose che per lui sono perfettamente intime. Inoltre il Sagittario ha un cuore semplice, ama la semplicità, con un temperamento da esploratore, passerebbe le vacanze in tenda e in caso di necessità è pronto a dormire nel sacco a pelo. Cose intollerabili per un leone che non solo vuole un albergo a 3 stelle, ma vuole la che il suo bisogno di muoversi, di agire, di spostarsi e di affrontare il lontano urta contro la pigrizia del cancro e la pavidità dei pesci. I pesci sono molto timorosi, preferiscono esplorare un universo con la mente anziché spostarsi oltre frontiera. A volte hanno dei blocchi terribili nell'affrontare paesi sconosciuti, lingue che non capiscono. Il Sagittario è pronto a parlare a gesti con gli uomini blu del Marocco, non gliene importa niente di entrare di colpo in una situazione che non conosce. E quindi trascinarsi appresso dei pesci così timorosi o scuotere il cancro dalla sua pigrizia promettendogli che troverà dovunque un letto comodissimo per dormire, a volte è un'impresa abbastanza difficile. Migliore direi l'intesa con lo Scorpione. Nonostante le grosse differenze caratteriali, il Sagittario e lo Scorpione hanno in comune la curiosità per l'ignoto. Il Sagittario lo cerca geograficamente, lo cerca ideologicamente, lo Scorpione lo cerca con un'involuzione di pensiero più complicato, però seduti tutte e due la sera nelle loro poltrone possono veramente progettare dei viaggi reali o immaginari nel pensiero o sulla crosta terrestre di grande e affascinante interesse. Coi segni di terra il Sagittario può avere un'ottima intesa e può anzi trarre grande profitto dalle qualità dei segni di terra. Perché? Perché ha in comune con il Toro la straordinaria bontà. Sono due fra i segni più buoni dello zodiaco, quindi su questo punto si intendono perfettamente. Inoltre il Toro non pone al Sagittario delle grosse problematiche intellettuali perché ha una semplicità mentale che coincide di nuovo con quella del Sagittario. Sono entrambi abbastanza fiduciosi, per cui riescono a dividere il loro tempo e se il Toro non ha voglia di fare delle grandi sgambate, passeggiate, sciate o corse in motocicletta, lascia che Sagittario vada a farle e lui sta a casa a preparare degli ottimi pranzi che Sagittario ingurgiterà con la sua voracità abituale. La Vergine offre quasi gli stessi vantaggi. In più si adatta
a seguire i ritmi del Sagittario, piegandolo però a certe sue piccole esigenze, per cui rientrando a casa Sagittario impara a non infangare i pavimenti, a cambiarsi le scarpe, a non buttare della roba dappertutto e in fondo sentirsi così imbrigliato da qualcuno che affettuosamente lo rimette nella regola gli fa quasi piacere. Un po' più complicata l'intesa con il Capricorno, che ovviamente ha un temperamento molto duro, molto severo, però in compenso il Capricorno riesce a suggerire all'Acquario delle ambizioni che abitualmente Sagittario non ha. E quindi direi che c'è un interscambio fra vasi comunicanti di qualità diverse. Il Capricorno attinge dal Sagittario energie e ottimismo che non ha, e il Sagittario attinge dal Capricorno delle capacità di ordine e di programmazione che abitualmente gli sono estranee. Con i tre segni d'aria possono accadere delle cose molto curiose. Direi che il meno adatto Sagittario è forse l'Acquario, che vive in un mondo tutto suo, troppo legato a un anticonformismo che in fondo il Sagittario non apprezza del tutto, però hanno in comune una passione che è la passione per l'esotismo. Anche l'Acquario ama i paesi lontani esotici per ragioni diverse, non perché gli piacciono i viaggi, ma perché è attratto dalle religioni orientali, dalle abitudini orientali, e quindi su questo punto programmano insieme dei viaggi e delle scoperte che possono andare benissimo. Con la Bilancia possono sorgere problemi meno gravi, meno pesanti, salvo restando che la Bilancia resta a volte stupefatta dalle capacità di improvvisazione del Sagittario, dalla sua fiducia eccessiva nelle persone e dalla sua assenza di giudizio critico. Ma anche qui ci può essere uno scambio molto felice. Lo Sagittario spinge la Bilancia a smetterla con le esitazioni perenni e la Bilancia insegna al Sagittario che se una persona si presenta con 10 tappeti orientali che costano 10.000 lire, forse i tappeti sono falsi, oppure non è proprio il caso di comperarli. E infine l'attrazione degli opposti si scatena fra Sagittario e Gemelli, molto diversi. Con un temperamento scanzonato, pieno di senso d'umorismo da un lato e dall'altro molta ingenuità, molto candore, però si commuovono e si attirano a vicenda. Uno sorride dell'altro e riescono a formare delle coppie che in base all'esperienza possono stare insieme felicemente molto.